Gianni Colacione, 13° congresso di Radicali Italiani, siamo alla terza giornata e siamo in compagnia di Angelo Bandinelli, che non necessita di ulteriori presentazioni. Allora Angelo, io volevo chiederti una cosa che un pochino poi è diventata anche tematica congressuale, tematica di una riunione di direzione, cioè una sorta di attrito, se così possiamo chiamarlo, poi mi direi meglio te se è termine giusto, tra l'attuale dirigenza, un po' di Radicali Italiani, però mi sembra anche un po' più in modo ectoplasmatico del PRT, relativamente alle associazioni territoriali, locali, tematiche. Mi sembra di aver capito che ciò che non piace è che si ritiene che queste associazioni si intestino una sorta di rappresentatività di non so cosa, del partito, ok. Ecco, è questo il nocciolo della questione oppure c'è altro? Ma direi che c'è altro, perché il tema delle associazioni di per sé non è fondamentale. Dov'è l'altro? L'altro è, a mio avviso, in quell'attrito che tu hai notato, che ha come tema di fondo, a mio avviso, una diversa concezione di ciò che il partito, anzi, Radicali Italiani deve fare e quindi del rapporto tra Radicali Italiani e il partito radicale. C'è chi sostiene legittimamente dal suo punto di vista che Radicali Italiani sia una struttura della galassia che deve occuparsi di affari italiani, lasciando al partito radicale il transnazionale. E di qui il fiorire di iniziative, da quelle di Valerio Federico, bianchiattiamoli o sbiancamoli o sbanchiamoli era. Ci ho scherzato sopra. Oppure altre che fioriscono, quella viste come alternativa alla iniziativa politica del segretario, cioè di Rita Bernardini, che va avanti sul tema della giustizia. A mio avviso questa contrapposizione è storicamente nel partito pretestuosa, non dovrebbe esserci, nel senso che secondo proprio lo statuto, la prassi, 50 anni di vita radicali, come Radicali Italiani, transnazionali, come le pare, il singolo, il chiunque che si iscriva al partito ha pieno diritto e dovere di fare iniziativa. Cioè essere radicali è pagare la quota e muoversi come radicale, no? Quindi le iniziative di Pinco o di Pallino sono non solo benvenute, ma necessarie. Tant'è che nella lunga storia del partito molte iniziative partite da un singolo poi a un certo punto sono diventate nazionali, perché attraverso il dialogo interno, eccetera, eccetera. Quindi questa concezione del fatto che localisticamente si facciano iniziative di per sé è positiva. Dov'è o quando è che diventa negativa, pericolosa, e in quest'ultimo anno si è manifestata pericolosa e negativa? Quando si dice queste iniziative sono, lo si dice quasi esplicitamente, se non sono contrapposte a quella della giustizia, allora non ci siamo più. Perché? Perché significa innanzitutto non aver capito politicamente cosa significa il tema della giustizia nel contesto oggi internazionale, e secondo perché quella comunque è l'iniziativa del segretario, e l'iniziativa del segretario, che è un monarca per un anno nel partito, è l'iniziativa su cui il partito non può discutere, può applicarla in un modo, ma insomma è l'iniziativa centrale. Allora, per questi due motivi, contrapporre l'iniziativa locale, lo sbanchiamoli o quello che sia, è un errore. E allora dietro questo errore però io vedo qualcosa di più, vedo un attacco, una volontà di attacco alla attuale dirigenza del partito. Questo è il senso, la volontà di cambiare, e anche questo è legittimo, purché ci siano ricambi validi, alternativi. Il problema è
questo congresso saprà esprimere una dirigenza alternativa valida, capace di reggere un anno di campagna che sarà un anno importante, eccetera. Non lo so, ho l'impressione mia, che il congresso a quest'ora, a sabato mattina, a metà della mattinata, non abbia ancora capito quello che può succedere. Da un momento all'altro può scoppiare, come si dice, la bagarra congressuale, oppure può non scoppiare e domani potremmo avere, e potrebbe essere una soluzione accettabile, la riconferma dell'attuale dirigenza. Questo è quanto per adesso. Perfetto, ho capito un pochino i termini della questione. Senti Angelo, io volevo farti delle osservazioni, sapete cosa ne pensavi. Allora, avevamo partiti parlando delle associazioni locali, territoriali, però tu poi mi hai inserito Sbanchiamoli, che è un'iniziativa portata avanti anche da Valerio Federico, che è un tesoriere eletto, ma anche per esempio con l'aiuto di Alessandro Massari. Quindi io la, diciamo, annovererei tra un'iniziativa di Radicali Italiani, di cui peraltro nelle commissioni non c'è stata ombra. No, aspetta, ti dico un po' di cose così poi. Poi un'altra cosa ti devo chiedere, ma l'informazione o la percezione che tu hai avuto, o tu o anche altri, non so, che le iniziative locali siano state in concorrenza, contrapposizione, eccetera, è una cosa, cioè si è trovato scritto, qualcuno l'ha detto, questa opposizione alla linea portata avanti di Rita Bernardini, eventualmente magari di affiancare, ma opposizione, concorrenza, mi sembrano parole forti, insomma. Sì. Due posto la domanda. Dice, vabbè, intanto no, delle commissioni di Sbanchiamo, ma questo non impediva a nessuno di farlo, perché c'era la commissione economia dove si poteva benissimo, o volendo si poteva entrare in un'altra commissione, nella prima c'era, e dire no, guardate che non c'è stata questa, quindi questo non è colpa mia né di quelli. No, ma io ti chiedo un parere, non ti sto mica sto a fare un processo, chiedo un parere. No, ma tu mi hai chiesto, ho fatto una domanda, io ho guardato, non c'è, voglio dire, il corpo del partito come corpo pensante, fatto di militanti, non ha avvertito questa iniziativa come un'iniziativa determinante, non ha avuto, diciamo, quel seguito magari simbolico, ma che tu ti accorgi che ha significato. Finora non c'è stata. Tu dici l'altro, dici, ma questa iniziativa chi l'ha portata avanti? Beh, guarda, tu hai fatto interviste comunque a Radio Radicale, ci sono le registrazioni. In quest'anno la direzione c'è stato costantemente il tesoriere che faceva la sua relazione parlando di Sbanchiamoli, e lo faceva senza citare poi nella stessa relazione la parola giustizia o la parola carcere. Mica è colpa mia, nasceva da un comportamento preciso, specifico, che poi Alessandro Massari arricchiva le sue cose. Ora io ho sempre detto al tesoriere, a Valerio, tu hai diritto di proporre la più alternativa delle proposte, Sbanchiamoli, quello che ti pare, ma non nella veste di tesoriere. Quando tu sei tesoriere, tu hai un compito che ti è affidato dallo statuto e dall'elezione. Tu sei stato eletto, tu fai la tua relazione come tesoriere, dopodiché, adesso è successo, l'hanno fatto tutti, l'ho fatto pure io, è una cosa normalissima, esci dal palco, ti metti nel ferro di cavallo del tavolo della direzione, adesso chiedo la parola e fai la tua battaglia su tu 10 persone, hai capito? Cioè questa sensibilità verso il dato istituzionale è semplicissima, non costa niente, ecco, non c'è stata, e allora vuol dire che c'è stata. Io un po' scherzando, un po' sul serio, ho detto vabbè, quest'anno noi abbiamo due segretari. Infatti adesso su questo volevo farti l'ultima domanda, cioè l'ultima, insomma, poi spero che potete farti altre 2000. E volevo chiudere questa intervista con questa cosa. L'anno scorso abbiamo vissuto anche dei momenti, insomma, tra virgolette drammatici, una direzione notturna, non si sapeva in qualche modo, eccetera. E alla fine io è uscita fuori questa formula con Emma, se non sbaglio, che propose Rita, ecco.
e che io ho osato chiamare, ma perché mi sembra poi, insomma, anche se le parole hanno un senso, mi sembra la cosa più corretta, un compromessino storico radicale, insomma. Cioè, lì per lì si è dato un po' un contentino. Compromessino cronachistico, non storico. Sì, vabbè, ok, ok. Allora, questa formula che doveva servire per presentare una sorta di ecumenismo, sempre politicamente parlando, all'interno di un'associazione in cui probabilmente ci sono due vedute diverse su non l'analisi ma gli strumenti per agire. E il futuro. Il compromessino? No. Ah, sono su, ah, ok, ok. La visione va bene, perfetto. Qualcuno guarda più lontano, ok, va bene, perfetto. Quindi ci sono strumenti e visioni diverse sugli strumenti. Ecco, pensi che sarà riproponibile questo congresso? Mi sembra che quest'anno nessuno sia soddisfatto di questo dualismo, adesso a parte il segretario 1, segretario B, o così via. E invece mi ricordo che anche Beltrandi in un'intervista che ci ha detto sarebbe il caso ormai di riconoscere queste due posizioni e in qualche modo il congresso poi vedere un pochino che cosa succede senza la ricerca di compromessi. Ecco, tu che cosa ne pensi? Beh, neanche, poi insomma, concludendo, l'elezione fa il segretario che è il segretario di tutti. Innanzitutto prendiamo atto di una cosa, che alle ore mezza mattinata di sabato Emma Bonino non c'è. Questo ha un significato per lei personalmente, problemi suoi non mi interessano. Politicamente lei è troppo smaliziata, Emma, per non sapere che questa assenza ha un significato politico. Se lei l'anno scorso venne e fu determinante nella famosa riunione di direzione notturna, vuol dire che, diciamo, nella sua sicurissimamente forte attenzione politica a quello che succede qua dentro, lei non avverte la stessa necessità, o se ne vuol tirar fuori, o comunque, diciamo, l'anno scorso fu un anno di grosso scontro, no? La squadra Pannella che fa la conferenza stampa a cui ero presente, la presentazione, qualcuno che si è anche pentito, la presentazione della presidente della Laura, fortunata perché lei regge benissimo la Laura. Detto tutto questo, quindi quest'anno io non ho ancora, le mie scarse antenne politiche non vibrano, quindi allora la mia impressione sarà la peggiore delle peggiore, sarà una soluzione quella che è, ma forse si ripete senza scontri la situazione dell'anno scorso. Basta sapere se Rita accetta, perché queste ultime direzioni, stanca, spessata, scoglionata sul piano personale, in difficoltà, io, che non l'ho chiesto, ho avuto l'impressione che lei volesse ritirarsi. Forse non è così. Se Rita dovesse accettare, la mia impressione è che, anche perché finora non si è manifestata un'alternativa. Ora, le alternative, anche quando sono esplicite, se hai un minimo di antenna, l'avverti che c'è. Io, Angelo Bandinelli, non l'ho avvertita. Se qualcuno l'avverte, cosa? Io però vorrei, credo che stiamo concludendo, dire che invece non so se interverrò, perché mi pare non ci siano i termini, ma se interverrò riprenderò un discorso che secondo me dovrebbe essere fondamentale per il partito per l'anno scorso, anzi forse interverrò su questo. Il richiamo che ha fatto Pannella la sera, quando è stato, giovedì sera, la riunione prima delle commissioni alla quarta, sì. O la mattina dopo, no, parlava in qualche modo perché non c'erano altri interventi, gli hanno dato parola. Una commissione molto buona, con ottima. Alla quarta, quindi non alla prima. Ah, ok, ok. Con Pannella che fa un grosso richiamo al Dalai Lama come futuro della non violenza. Io pensavo che fosse un richiamo retorico, Dalai Lama, vabbè, insomma, la sciarpa bianca. Hai contato l'aneddoto che stavi uscendo, sì. Che poi dopo ci hai ripensato. Questi piccoli aneddoti sono molto gustosi. Pannella è, diciamo così, diciamo così. Tu hai detto che stavi uscendo a un certo punto e poi dopo. Esatto. Ritengo invece che sia un richiamo che Pannella fa a ragion veduta, cioè il nostro essere transnazionali
come dato centrale della situazione del contesto mondiale di oggi. Noi giochiamo una partita che è al centro di quello che succede nel mondo, e al centro di questo centro c'è sicuramente il Dalai Lama, la personalità, il fatto che è la Cina. Quindi io proprio il prossimo anno, se dovessi, l'anno del Dalai Lama, cioè Hong Kong, no? Questi segnali fortissimi di un tentativo a Hong Kong, mi diceva Perduca, succedono cose straordinarie con questa gioventù che non violenza e internet diventano gli strumenti della ricerca di una nuova società giusta, equa. Oh, e questo è il Dalai Lama, diciamo, a parte l'Asia, è proprio il Dalai Lama. Allora, se dovessi dire che cosa sarà il 2015 e fare un augurio per radicali italiani, è non di fare lo sbanchiamo, lo facciano, nessuno, ma di capire che possono essere il centro italiano, nel disfacimento del grillismo, il centro italiano della nascita di qualcosa di analogo a quello che avviene a Hong Kong. Tutto qua. Perfetto, senti, non in tema di disfacimento, proprio concludendo, infatti chiamo il nostro regista, cameraman, tuttofare Donato a stare dietro la videocamera perché adesso chiudiamo, però non in tema di disfacimento ma in tema di Partito Radicale Transnazionale, quando ci sarà un congresso, volevo chiudere, secondo te, se sei d'accordo, una candidatura del Dalai Lama alla segreteria? Beh, tu, la perfezione, come si dice, non è di questo mondo, no? Ecco, concludiamo così. La perfezione non è di questo mondo. Ci abbiamo provato con, come si chiama? Quello di... è andata male. Demba Traoré. Doveva essere una soluzione forte. Quella era l'imperfezione. Manco quella è andata bene, figuriamoci la perfezione. Comunque, come direbbe il Dalai Lama, preghiamo. Grazie Angelo Bandinelli.